col trucchetto. Allora, se vi ricordate, in un vecchio video vi ho fatto vedere come mettere l'ombretto, l'eyeliner e la matita nera usando il trucchetto della spugnetta triangolare, questa qua, vedete, appoggiando alla fine dell'occhio e alla fine del sopracciglio, della sopracciglia, delineava un trucco perfetto, quindi se volevamo ottenere un effetto netto, quindi un effetto di un ombretto messo in maniera netta, si poteva fare in questo modo. Se invece si voleva semplicemente sfumare, si poteva ugualmente fare con questo metodo e poi sfumare al lato per rendere il tutto un pochino più sfumato. Ecco. Questa volta invece volevo farvi vedere il trucchetto dello scotch. Allora, io utilizzerò questo qua di carta che adesso andrò a tagliare in due perché è troppo grande. Però voi potete utilizzare qualsiasi tipo di scotch. Io ho questo qui e quindi utilizzo questo. Sicuramente questo trucchetto l'avete già visto in altri video, però non fa niente. Io ve lo voglio riproporre ugualmente. Allora, si prende lo scotch, pezzettino di scotch, e si cerca di attaccare il più vicino possibile alla fine dell'occhio, in corrispondenza con la fine della sopracciglia, dell'arcata sopraccigliare, vabbè, del sopracciglio. Ok, allora, metto qui. Poi dipende anche come vogliamo fare la riga, però io penso che così va bene. Ok, facciamo anche dall'altra parte. Allora, sotto qui, attenzione ai capelli, no. E cercate di vedere, sì, sono perfette. Ok, allora per questo trucco io vado a utilizzare questa palette dell'HM Nude sui toni del rosa e del grigio. Allora, io ho già preparato i miei occhi con il primer. Innanzitutto voglio mettere allora questo ombretto in matita, questo ombretto in matitone, su tutta la palpebra mobile. Con le mani, con le dita. Ok, adesso prendo un pennello piatto normale e vado a prendere un po' di questo rosa, che poi voi potete utilizzare qualsiasi rosa, qualsiasi colore chiaro che avete in casa. Questo è semplicemente un tutorial per farvi vedere questo metodo per l'ombretto, ecco. Non è che necessariamente stiamo facendo un trucco di un determinato colore. Io uso il rosa perché a me piace il rosa. Voi potete usare il verde chiaro, il lilla, potete usare tutti i colori che volete. Allora, lo metto sulla palpebra mobile. Ok. Allora, io prima ho messo l'ombretto in matitone bianco. Perché? Perché purtroppo questa palette dell'HM non è molto molto scrivente. Quindi mettendo il bianco sotto risalta molto di più il rosa. Adesso prendiamo questo bianco e lo mettiamo all'inizio delle nostre palpebre mobili. Se
sempre con lo stesso pennellino. Giusto un pochino per dare un po' di sfumatura al trucco, un po' di tridimensionalità. Ok, fatto questo, adesso andiamo a prendere il nostro pennellino a penna, il famoso pennellino a penna, per fare l'angolino dell'occhio. Allora, in questo caso andrò a prendere questo grigio scuro, questo qui. Ne prelevo un po' e vado a fare l'angolino. Allora, adesso, anche se non sono troppo precisa, non fa niente perché c'è lo scotch, quindi dovrebbe darci una mano. Proprio all'inizio del grigio, così sfumo praticamente il grigio con questo beige, così. Adesso prendo un pennellino, un altro pennellino, vado a prelevare il bianco che abbiamo utilizzato per l'interno dell'occhio e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso abbiamo quasi finito il trucco, non tolgo ancora lo scotch e passo l'eyeliner, faccio una riga. Disegno una riga con la codina. Abbiamo fatto, adesso possiamo togliere lo scotch da sopra a sotto e vediamo cosa è successo. Ecco qui, questo è il risultato. Mi raccomando, delicatamente, perché sennò. Allora, adesso vedete che il trucco è netto, quindi o lo lasciamo netto se abbiamo bisogno di un effetto molto definito, delineato, oppure prendiamo un pennellino da sfumatura e andiamo a sfumare. Allora, adesso prendiamo un pennellino piccolo, andiamo a riprendere il grigio che abbiamo usato per sfumare e lo passiamo sotto la rima inferiore. Ok, adesso prendo una matita nera e la passo sotto all'occhio, non all'interno. Potete usare voi anche un eyeliner nero volendo, se volete fare un effetto più marcato del trucco. Poi prendo il pennellino, quello piccolino, vado a sfumare la matita nera. Adesso prendo il mascara, qualsiasi tipo di mascara,
l'esempio della Kiko. Ma va, tanto per cambiare. Questo è il Super Color Mascara. Io metto anche un top coat effetto ciglia finte, però voi potete anche omettere direttamente le ciglia finte oppure non usarlo. Sulle labbra invece metto un colore più naturale, uso questo rossetto dell'Astra Architectural Volumes, rosso labbra, questo colore qui, color nude rose. Ha un profumo fruttato eccezionale. E poi ha una scorrevolezza troppo bella. Non c'è neanche il numero, che peccato, perché sennò ve l'avrei detto. Comunque è una, penso che sia una nuova collezione dell'Astra. L'Astra ha iniziato pubblicizzando, se non ricordo male, i suoi prodotti nei giornalini, nelle riviste. E facevano un pochettino fuffa all'inizio prodotti dell'Astra, invece adesso hai capito, hanno fatto tutta una linea voluminous, tutta una linea addirittura di fondotinta. Vabbè, queste cose non le provo perché non lo so come sono, ho sempre paura con la mia pelle che si irrita facilmente a utilizzare, però non è detto, perché può essere anche che prodotti del genere per farsi conoscere fanno prodotti migliori di quelli già conosciuti. Tutto può essere. Basta vedere l'inci purtroppo di alcuni fondotinta della MAC e uno si può fare i pari e dispari. Ecco. Va bene, e niente. Questo è il trucco finito. Spero che vi sia piaciuta questo trucco col trucchetto. E niente, vi mando un bacio e vi saluto. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!